Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti, bentornati anzi alla guida di Pokémon Y. Allora, cosa ho fatto? C'è una novità, una news nel nostro team, la vedrete tra poco. Allora, praticamente ieri cosa è successo? Ieri sera, sul tardi, appunto, oggi è il primo, no, oggi è il 2, se non mi sbaglio, sì, oggi è il 2. Ecco, dal primo fino al 31 ottobre i Pokémon, appunto la Nintendo vi regala un Pokémon tramite dono segreto. Io l'ho già acquisito, è appunto un Punkaboo, è un Pokémon quello a forma di zucca, appunto gratis. Adesso ve lo farò vedere che è, no aspetta, dovrebbe, eccolo qua, essere, è praticamente questo qui, non so se lo potete vedere perché la videocamera non riesce a metterlo a fuoco, eccolo, praticamente a livello 50 e non lo utilizzerò, però era ganzo, ecco, farvelo vedere perché l'ho, appunto l'ho preso, me l'hanno dato, è divertente, l'ho visto un po' in azione, è ganzo perché impara tipo una mossa tipo Halloween, si chiama, tipo festeggia Halloween insieme al tuo nemico e lo fa diventare un po' tipo spettro. Però ecco, l'ho ritirato ieri sera, non ho fatto un video niente perché era tardissimo, l'ho visto così sgamosissimamente su YouTube. Scusate di nuovo, prima ovviamente di ripartire quella parte volevo appunto dirvi di passare dal sito, dal canale appunto di Magiston23, vi lascio il link in descrizione, se potete mettere, iscrivetevi al suo canale, guardate i suoi video, sono davvero molto divertenti. Quindi l'ultima volta eravamo nel giardino, avevamo trovato quel cane, adesso dobbiamo andare, se non mi sbaglio, di qua, nella parte appunto del giardino qua, insomma qua di fuori. Ma che cavolo, era di qua forse, nel terrazzo, esatto, ad assistere ai fuochi d'artificio, perché avevamo ritrovato quel cane, quindi dovevamo festeggiare. Io credevo comunque sia fuochi d'artificio, di solito si fanno la sera, però sai, questa è la prima volta che guardo i fuochi d'artificio con un ragazzo. Oh, buono, boia di... oddio, dratini, vediamo, scena iper romantica. Intanto la fotocamera, la videocamera non prende bene, è 78. Sì, non scorderò mai i fuochi d'artificio che stiamo per vedere assieme, boia di... Io sono fidanzato, però non è... Poi i fuochi d'artificio si fanno di notte, non si fanno di giorno, ma com'è? Cioè, ma che senso c'ha? Se no uno non li vede, ti bruci le corna a guardare i fuochi d'artificio con il sole, ma che senso c'ha? Vabbè, questo è un gioco particolare, ecco, ho visto che su Pokémon Rubino, Omega Zaffiro, quello, ci sarà Super Rayquaza, cioè, boh, dei Pokémon che non esistono, voglio conservare questo Pokémon, che male. Oh, è ritornato il padrone, questi fuochi d'artificio sono per il mio furfure, che erano davvero pur furfurrenti, ma siete soddisfatti, sono piaciuti. Ah, a proposito, Pokéflauto, cosa ci serviva? Ah sì, giusto, il Pokéflauto per svegliare Snorlax, vai a prenderlo, forza a scattare. Ecco, lui tratta bene le persone. Allora, praticamente, se vi ricordate nella scorsa puntata, per chi se ve l'è persa, ritornate indietro, andate a rivederla, c'era il solito Snorlax che era a bloccare il passaggio insieme a Pokéflauto. Abbiamo appunto, sì, va bene, è impresso e vada restituita, ok, dopo dovremmo riportarglielo. Dai, dunque ricordo di aver letto, ma ok, che cos'è che ci regala? L'MT17 che contiene protezione, non la insegneremo a nessuno perché è molto inutile, però vabbè, ce l'abbiamo. Ok, andiamo a svegliare Snorlax, anche perché poi dovremmo, ovviamente non mi ricordo se qua c'eravamo già stati, forse sì, vediamo se c'era anche l'uscita, forse. Vediamo. Ah sì, me lo ricordo, vabbè, c'era l'uscita di qua. Dovremmo prima svegliare Snorlax e poi andare a restituire il Pokéflauto. Pankabuli, quel Pokémon, si evolve soltanto per tramite scambio. È una cosa brutta perché volevo utilizzarlo, mi piace un sacco come è fatto, un po' tipo spettro, visto che si evolve l'evoluzione spettro erba, molto divertente, però ecco, noi non possiamo utilizzarlo, anche perché al 50 è già forte. Io pensavo che lo dassero al 5, al 10, al 15, al 20, ecco,
30 esagerare, ma in 50, ragazzi, è già troppo potente. Che è? Cos'era? Ma che è? Va, un verified che scatta dal nulla e tenta di ucciderci. Ovviamente fughiamo perché non c'ho voglia, anche perché, come al solito, questa è la prima parte, poi ci sarà la seconda che vedrete subito dopo, un po' di giorni, ma comunque sia subito dopo. Ritorniamo verso il percorso 8, e non era qua, mi sembra, perché era di sopra. Oh, le bacche sono cresciute, ganzo. Abbiamo 5 bacche pesca, cavolo, un botto. Beh, ganzo, potremmo anche ripiantare, ma ora sinceramente voglio andare avanti, anche perché mi sta tornando veramente l'idea di giocarci. Il problema è che non ho voglia di giocarci senza registrare, perché sennò che guida è? Oh, siete voi? Perché la videocamera perde il focus ogni tanto? Siete riusciti a recuperare il Pokéflauto? Sì. Consegna Pokéflauto. Ora comincia a suonare, sei pronto? Sì. Vediamo, magari catturiamo Snorlax e ce lo utilizziamo. Shh, adesso silenzio, eh. Sì, si attacca come volevasi dimostrare, anche oggi ho vinto io. È apparso uno Snorlax selvatico. Mandiamo Ivysaur e Snorlax lo voglio catturare. Al 15, mamma mia, Snorlax al 15. Allora, prima cosa parassi semi immediatamente e poi lo rimandiamo a dormire con sonnifero. Oddio, però utilizzare Snorlax, cioè. Quindi stanno comparendo soltanto i Pokémon della prima e seconda generazione, perché Snorlax è della prima insieme a Ivysaur, però. Ma vediamo, dai. Usa Riccio Scudo, dopo che noi abbiamo utilizzato Frustata, lui Amnesia, Riccio Scudo, boh, avrà non so cosa. Proviamo ad addormentarlo e poi attraversiamo in una Pokéball a tutto fuoco. Snorlax evita l'attacco. Ma come, scusa? Ah, no. Ah, no, io ho usato sonnifero, scusa, non lo posso. Vabbè, che cos'è? Ma dai, ha mangiato la pesca. Ganzo. Usiamo di nuovo sonnifero. Bene, l'abbiamo addormentato. Prima lo svegliamo col Pokéflauto e poi lo riaddormentiamo, mica male. Snorlax che non riesce ad aprire gli occhi, mi ricordo quando si arrabbiava. Li apriva, mi sembra quando tipo utilizzo iperraggio alla Lega. Mi sembra che Snorlax tipo spalanco gli occhi e utilizzo iperraggio. Allora, usiamo una borsa. Usiamo una Mega Ball, perché ecco, di solito i Snorlax andrebbero catturati con le Mega Ball. Vediamo un po' cosa succede. Ha fatto anche Mew, quindi forse 1, 2, 3. Eccolo. Eccolo! Catturato pure Snorlax, ragazzi! Abbiamo anche uno Snorlax. Ditemi un po' se lo volete utilizzare nella, se volete che io lo utilizzi nella guida. Perché insomma non manderebbe tanto, però vabbè, dai. Potrebbe essere magari. Frogadier sale a livello 19. Potrebbe essere divertente. Vediamo un po' cosa ci dice il nostro Pokédex. Il suo stomaco riesce a digerire qualsiasi tipo di cibo, anche se marcio o ammuffito. Peso 460 kg. No, non andiamo sopra una Snorlax. Bene. Complimenti a noi. Forte, ha catturato uno Snorlax. Furfur, di nuovo. Ah, pensavo. Non so se onori Pokéflauto, ma per me è un suono insoprammobile. Ma che tu lo suoni da un piccolo saprai tranne una sua. Beh, c'è. Ok. Ah, bene, ce l'ha lasciato il Pokéflauto, perfetto. Altrimenti dovevamo portarlo. Lui se ne va, il Pokéflauto sarebbe stato meglio se ce lo dava noi. Ok, perfetto, andiamo avanti. Questa è la fine del partone, della parte 1. Andiamo a vedere Snorlax, voglio vedere. Azione Riccio Scudo, Amnesia e Leccata. Bene, vi aspetto tra poco perché questa è la fine del partone, part 1.